Un saluto dalla redazione del GR Asia in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. Donald Trump sapeva in anticipo dell'incontro avvenuto nel giugno 2016 presso la sua residenza di New York alla presenza di suo figlio, in cui i russi avrebbero dovuto offrire al suo staff materiali compromettenti sull'avversaria Hillary Clinton, candidata alle presidenziali dei democratici. Fonti vicine alle indagini hanno spiegato nelle ultime ore che l'ex avvocato del tycoon Michael Cohen avrebbe rivelato la notizia. Veniamo nel nostro paese. L'appartenenza dell'Italia all'euro e alla NATO non è in discussione. Lo ha dichiarato oggi in un'intervista il premier Giuseppe Conte. Ha smentito così le voci su contrasti col ministro dell'economia. Tria è il Cerbero dei conti, loro custode arcigno, ma non esiste che lasci il governo, ha rassicurato. Apertura negativa per Piazza Affari, l'indice FTSE MIB della Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni odierne in calo dello 0,14% a 21.832 punti. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.